scatta in Sicilia il seggio pieno per Fratelli d'Italia, il partito che cresce in tutto il paese raddoppiando il risultato delle politiche. Nella nostra regione arriva al 7,5%, nella provincia di Messina si arriva all'8,71%, con una risposta che in città sfiora quasi il 9%. Una crescita esponenziale rispetto alle percentuali delle scorse tornate elettorali, un risultato eccezionale, come commenta la deputata Lars Elvira Amata, frutto anche della doppia candidatura che nel messinese ha visto correre in tandem Maria Fernanda Gervasi e Francesco Rizzo. Sì, 10.000 voti sono un bel successo e sono veramente orgogliosa, perché comunque il percorso per arrivare non è stato semplice, la candidatura l'abbiamo ottenuta all'ultimo momento, dico, fare un risultato del genere sicuramente mi inorgoglisce, ma è semplicemente un punto di partenza questo. Credo che sia stata una battaglia che sicuramente ci ha arricchito e che fa sperare bene anche per la prosecuzione dei prossimi appuntamenti elettorali, anche per la crescita del partito e per le prossime sfide amministrative sicuramente che si andranno a proporre in città. E mentre una parte di destra esulta, non può non saltare agli occhi il successo ottenuto dalla Lega di Salvini in alcuni comuni della provincia messinese. A Brolo si sfiora il 26% delle preferenze, a Forza d'Agro il 34,94%, a Forcisicolo il 41,06%, a Gaggi il 34,43%, a Galati Mamertino il 28,29%, a Graniti, terra di Lomonte, quasi il 45%.